Buongiorno e bentornati a un nuovo episodio di Colazione a Fumetti. Oggi parliamo del numero 401 di Dylan Dog, l'inizio di un nuovo ciclo rinominato Dylan Dog 666, dovrebbero essere 6 albi, scritto da Roberto Recchioni e disegnato da Corrado Roy, che ieri ho chiamato Riccardo, ma vabbè. Devo dire che dopo la lettura di questo primo numero ho capito perché i fanbonelli fossero così sconvolti dall'idea, perché effettivamente questo primo numero è un vero e proprio remake di Dylan Dog, non solo del personaggio, ma anche del vero e proprio primo numero della serie, L'Alba dei Morti Viventi. Ritroviamo infatti al centro della trama gli zombie e l'omicidio di John Browning da parte della moglie Sybil, anche se ovviamente di omicidio non si può parlare, visto che il povero John era diventato un morto vivente affamato di carne umana. In ogni caso, parliamo un po' più nello specifico delle differenze fra il Dylan Dog classico e quello che troviamo in questa serie. Per quanto riguarda il personaggio stesso, non mi sembra così diverso da quello che ricordavo. Ora, ci tengo a precisare che non sono un super conoscitore di Dylan Dog. Non lo leggo da anni e anni e non ho più i numeri che possedevo, ho solo la ristampa del numero 1 che mi è stata regalata qualche tempo fa. In ogni caso, la differenza principale visiva che si può notare è il fatto che ora Dylan Dog ha la barba, è decisamente più immerso nei nostri tempi e quindi ha questo look un po' hipster. Quello che Recchioni dice in apertura dell'albo è che la sua volontà, e anche quella di Sclavi, è quella di immergere Dylan Dog nei nostri anni, rendere quindi il tutto più adatto a un pubblico del XXI secolo, lasciando quindi un po' da parte le citazioni anni 70 e 80 e rendere tutto più contemporaneo. Ora, non ricordo se Dylan Dog si sia mai presentato alla James Bond con un "sono Dog Dylan Dog", ma qui lo fa. E l'altra cosa che fa è fare citazioni dirette di film, un'altra cosa che io sinceramente non ricordo, però ribadisco, potrei sbagliarmi. Qui ad esempio cita testualmente un'intera battuta di Unbreakable di Shyamalan. L'altra differenza evidente con il Dylan classico è la mancanza di Groucho, qui sostituito da Gnaghi, che presumo qui sia la sua prima apparizione nell'universo di Dylan Dog e che in origine era l'assistente del proto Dylan Dog di Della Morte e dell'Amore. Ora non ho ben in mente quale sia l'idea nel far scomparire Groucho, ma tant'è. In ogni caso, questo album non è un remake pedissequo di L'Alba dei Morti Viventi, ci sono infatti grosse differenze nella trama e soprattutto nei personaggi che appaiono. Ad esempio, l'albo si apre con il negozio Safarà e con Hamlin che vende a Dylan Dog un astuccio esplosivo che in questa storia non vedremo più, ma che era apparso proprio nel numero 1. Continuando con i personaggi, torna l'ispettore Block, che da quello che ho capito era andato in pensione con il precedente aggiornamento. Fra l'altro, una piccola nota, probabilmente importante, è che qui il ruolo di Block mi sembra cambiare un po' da quello che era in origine. Non sto a spiegarvi esattamente la sua posizione, che viene rivelata a fine albo. Eventualmente fatemi sapere cosa ne pensate, o se ho preso semplicemente un abbaglio ed è una cosa già presente in storie più vecchie, non lo so. Torna il suo sostituto, Tyrone Carpenter, qui però come suo sottoposto, e anche Rania Rakim, che qui diventa la ex di Dylan Dog. Rispetto all'albo originale diventa invece molto molto diversa la figura di Xabaras, che qui è solo accennata, compare in un paio di scene senza spiegarci quello che ha fatto o le sue motivazioni. Parlando più in generale dell'albo, devo dire che io personalmente l'ho gradito molto. Intanto per i disegni incredibili di Corrado Roy, l'ho trovato veramente veramente bello e non posso che consigliare a tutti di dargli un'occhiata. Devo dire che soprattutto nelle prime pagine dell'albo ho trovato Dylan piuttosto fastidioso e piuttosto pesante. Ho sempre la sensazione che Recchioni lo faccia apposta per cercare di provocare reazioni nei vecchi fan Bonelli, che sappiamo non essere esattamente entusiasti né del suo ciclo precedente e penso ancora meno di questo. Comunque io devo dire che l'ho gradito, mi è piaciuto, sicuramente continuerò a comprarlo, almeno per ora. L'ho trovato sicuramente interessante, ha un ottimo ritmo, Recchioni sa scrivere e questo è innegabile. Poi può piacere o può non piacere, ma trovo decisamente impossibile ritenerlo un cattivo scrittore. Quindi direi che con questo è tutto, ma prima di salutarvi, una domanda che ho per i fan Bonelli ed è: da quanto tempo i fan vengono chiamati care amebe tremolanti? È una cosa che mi incuriosisce. Tutto qua, fatemelo sapere nei commenti se lo sapete. Come detto, non sono un fan storico, potrebbe essere una roba che va avanti da 20 anni come da 2, non lo so, fatemelo sapere. In ogni caso, vi consiglio di leggerlo, soprattutto se non siete fan di Dylan Dog e quindi volete un approccio moderno al personaggio. Probabilmente continueremo a parlarne nei prossimi mesi e con questo, ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo, iscrivetevi al mio gruppo Telegram, vi mando una notifica ogni volta che esce un video nuovo e seguitemi su Instagram perché ogni tanto faccio delle storie forse divertenti o forse no. Ciao!